Ciao, eccoci qua con la puntata numero 2 del progetto Mederma. Ho messo paura, lo so, non ve l'aspettavate. Allora, ho già girato lo zero, cioè vi faccio vedere con l'utilizzo di questo gel topico per cicatrici l'effetto che ha sulla mia cicatrice. Per maggiori dettagli sul prodotto e sullo status della mia cicatrice vi rimando al primo video, altrimenti ogni volta faccio video sempre più lunghi. Comunque ho iniziato ad utilizzare questa cicatrice, la cicatrice, certo, ho iniziato ad utilizzare questo gel topico per cicatrici il 14 di aprile, oggi è 2 luglio, quindi sono più di 2 mesi. La mia cicatrice aveva quasi 2 anni, aveva circa un anno e mezzo, quando ho iniziato ad utilizzare questo gel topico per cicatrici. E per cicatrici da un anno in su, quindi non subito chiuse, loro indicano di usarlo per almeno 3 mesi fino a 6 minimo per vedere i cambiamenti. Come ho già anticipato nell'altro video, io cambiamenti li ho già visti, continuo a vederli, con tutto ciò che nell'ultimo periodo inizio a essere sempre più distratta nell'uso della crema, nel senso ci sono giorni in cui magari mi capita di non metterla per la fretta perché sono fuori, non la metto quasi più 2 volte al giorno, con il fatto che, e questo vale per tutti i tipi di cicatrici, quando avete una cicatrice nuova, vecchia, stravecchia, appena cicatrizzata, arriva il periodo estivo e la mostrata al sole, dipende dal punto, io avendola sul braccio, ovviamente qualsiasi tipo di cosa indosso che non sia a manica lunga mi si vede ed esposta, la proteggo con uno stick 50. Questo è essenziale, ricordatevelo sempre. Quindi la mattina uso lo stick, questa la metto quando torno da lavoro, se mi ricordo prima di andare a letto. Quindi insomma, ripeto, io continuo a vedere miglioramenti e non sono super precisa nell'applicazione della crema. Adesso mi riavvicino per farvi vedere la cicatrice, che purtroppo non riesco a farvi vedere altrimenti. Allora, non so se voi potete vedere, qui c'è un leggero alone più chiaro, questo perché lo stick è più largo, quindi quando io lo passo si abbronza meno. La cicatrice al tatto rispetto all'inizio e rispetto all'altro video che ho fatto è molto più liscia, moltissimo. Non si sente quasi la differenza di consistenza. I bordi si sono molto schiariti. Con l'esposizione al sole non è assolutamente peggiorata. Questo ovviamente va dato anche allo stick di protezione 50. Però la parte un po' più ostica ed era questa, diciamo, pallina, si è schiarita. Quando premo non mi fa più male e non mi dà nemmeno più prurito. Quindi io continuo a promuoverla. Se fa questi effetti su una cicatrice come la mia, che era problematica ipertrofica dolorosa, per cui forse dovrò ricorrere al laser se mi continuano alcuni punti a fare male, perché a me il dolore adesso ce l'ho più che altro esterno, ma questa è una questione della cicatrice, questa è una cosa più che altro estetica, non è curativa. Quindi, se avete una cicatrice che la parte sotto non si è chiusa bene, che vi hanno fatto una cosa brutta al pronto soccorso o al dottore, quella purtroppo, questa non è nata per questo motivo, questa è nata per un motivo di tonicità, colore della pelle e di aspetto estetico della cicatrice. Se utilizzata su una cicatrice appena chiusa, su una ferita appena chiusa, veramente vi aiuterà secondo me tantissimo. Poi, come ho già detto nel primo video, sebbene sia una venga indicato come parafarmaco e non abbia bisogno di ricetta del dottore, comunque chiedete al vostro medico di base prima di comprarla di applicarla. Perché anche se sono parafarmaci, nel senso male non credo possa fare, perché alla fine c'è l'aloe, c'è un altro estratto di Allium cepa bulb, però ci sono anche mele parabene, c'è il sorbic acid, è comunque un dispositivo parafarmaceutico. Quindi è sempre meglio parlarne con il dottore, secondo me, piuttosto che prendere e comprare alla cieca. Detto questo, per il momento è tutto. E continuerò, poi vi aggiornerò più avanti con un video
sulla progressione di questo mio progetto, però ripeto, calcolando come ha ridotto la cicatrice a livello estetico, a livello di fastidio che mi dava, considerando che non ho raggiunto nemmeno i 3 mesi minimi indicati dalla confezione e non sono nemmeno così costante con l'uso, io sono assolutamente soddisfatta. Quindi, grazie, signor Mederma, Merz Pharmaceutic. Va bene, ovviamente è un prodotto che ho comprato io. Specifichiamo. E niente, io vi saluto e ricomincio con i miei doveri di casalinga e non solo. Un bacio, ciao ciao.